Buona giornata e benvenuti ad Ore 12, un saluto anche a Giovanni Palisto. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Coppola. Allora, sei andata a Casalmaggiore, vedo. Perché? Al Museo del Bijou. No, non arriva dal Museo del Bijou, però potrebbe. Effettivamente. No, perché merita. Allora, guarda, Francesco, addirittura un primo piano, come brillante la nostra giornata oggi, ricca di ospiti. Speriamo anche per la giornata di tutti i nostri telespettatori affezionati davanti agli schermi in diretta di Cremona 1. Allora, oggi chi ospiteremo nel nostro salotto? Guarda, tra le altre cose parleremo di uno degli eventi che ha caratterizzato, sta caratterizzando la giornata di oggi, che è proprio l'apertura della Sala della Platina, l'armadio meraviglioso realizzato da questo grande artista che adesso ha una sala tutta a lui dedicata proprio nella Pinacoteca di Cremona. Ne parleremo anche perché sono stati fatti degli interventi per la conservazione, perché è stata climatizzata ad hoc per poterlo conservare, poter conservare questo armadio nel migliore dei modi. Ne parleremo naturalmente con il conservatore della Pinacoteca di Cremona. E poi parleremo della Cattedrale di Crema, perché sabato scorso è stato presentato un libro che racchiude un po' tutte quelle che sono le bellezze della Cattedrale di Crema. Dopo 55 anni, infatti, la Cattedrale ritrova un libro che racconta in modo adeguato tutto il prestigio di questo edificio sacro. Ne parleremo più tardi con Don Giorgio Zucchelli. Sarà presente nel nostro salotto anche un autore, si chiama Lauro Zanchi e presenterà il suo ultimo libro, L'ultimo pensiero, un romanzo liberamente tratto dalla storia vera di Luciano Basso, un alpino giunto tra i primi a Longarone la sera del 9 ottobre 63, quella del disastro del Vajont. Sì. E a proposito di disastri, sono 299 al momento le vittime dei terremoti del centro Italia, e proprio per raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate, sabato alle 21 a Palazzo Cittanove a Cremona ci sarà un concerto a sostegno delle popolazioni terremotate organizzato dall'Auser per la ricostruzione. Si esibiranno due band, i Tempo Reale e i Quinto Tempo, e più tardi, tra poco, ne parleremo. E poi dalla parte di Penelope, un ciclo di incontri a sostegno della donna contro la violenza di genere. Incontri che si terranno a Castelvetro e Piacentino con il patrocinio del comune e organizzato da GECA, genitori di Castelvetro, e il Circolo dei Lettori. Parleremo, vi spiegheremo anche tutte quelle che sono le iniziative e nel dettaglio il programma di questi incontri. Musica, adesso diamo un'occhiata a cosa accade nelle prossime ore a Cremona e dintorni. Love, Life, Peace è il titolo dell'ultimo album di una giovane ma molto apprezzato artista. Stiamo parlando di Rafael Gualazzi, che questa sera alle 21 al San Domenico di Crema apre il suo tour. Biglietti esauriti da tempo, lo abbiamo ascoltato durante l'estate con L'estate di John Wayne, e questa sera appunto presenterà anche gli altri brani del suo recente CD e darà il via alla sua tournée. Bene, divertitevi tutti coloro che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti in tempo. C'è uno spettacolo invece a teatro che accomuna tante zone, perché è uno spettacolo che sta praticamente toccando tutti i teatri. Sarà a Piacenza tra poche settimane, è stato a San Domenico di Crema, questa sera sarà al Comunale di Casalmaggiore e più avanti arriverà anche al Ponchielli di Cremona. Stiamo parlando di Qualcuno volò sul nido del cuculo, per la regia di Alessandro Gasman, e questa sera appunto sarà rappresentato al Comunale di Casalmaggiore. C'è poi appuntamento con una tre giorni di musica, tre giorni di jazz, cantautori e altri generi musicali, da questa sera alla sede dell'Arci di Cremona. Prosegue oggi il ciclo tra scienza e fantascienza organizzato dall'associazione culturale Gli Ex Delaselli, in particolare questo pomeriggio alle 16:30 in sala Puerari al Museo Civico alla Ponzone si parlerà della didattica multimediale. Ultimo accenno, sono già in corso i lavori in centro, perché siamo in attesa della partenza
della festa del Torrone, insomma, vera e propria, che andrà avanti per un sacco di giorni a partire da questo weekend, sabato 19, quindi avremo poi modo di raccontarvelo, ma intanto certo. Volevo così ricordare per mantenere anche perché settimana prossima saremo con i nostri collegamenti anche proprio sulle bancarelle in giro per la città, la festa del Torrone, anche quindi magari se c'è qualcuno anche che vuole dire la sua e incontrarci, saremo in giro per le vie del centro con la nostra telecamera per i collegamenti in diretta proprio con Ore 12. Trattenetevi allora con le cose dolci in questo periodo, perché mi sa che poi nei prossimi giorni ci sarà modo. Lo stai dicendo di... anche a me? No, non mi permetterei mai. Allora, ricordiamo quelli che sono gli appuntamenti della nostra programmazione, perché stasera, come ogni giovedì, andrà in onda una nuova puntata dei Gioielli Sotto Casa a cura di Piero Brazzale, secondo appuntamento dedicato a San Pellegrino Terme. Allora andiamo a scoprire insieme che cosa ci porterà a visitare Piero in questa puntata. E per il nostro itinerario oggi mi trovo in Val Brembana, precisamente nel centro, nel cuore di San Pellegrino Terme, naturalmente siamo in provincia di Bergamo. Ho il piacere di avere al mio fianco Epis Adriano, storico locale, lui però ama definirsi appassionato, amante di San Pellegrino. Vogliamo raccontare un po' di storia? Alle nostre spalle uno dei palazzi più rappresentativi di San Pellegrino. Il Grand Hotel, voluto dall'avvocato Cesare Mazzoni, un avvocato che era il presidente della società San Pellegrino Acque Minerali, ecco, che formando una cordata di diversi imprenditori milanesi. Siamo all'inizio del 1900. Agli inizi, 1904 l'hanno inaugurato, che hanno tirato assieme i soldi, proprio per dirla in parole povere, per costruire sto po' di roba che è lungo 128 metri, vedete anche voi. Ecco, uno dei promotori, anche assieme a Cesare Mazzoni, era Felice Bisleri. Se voi ricordate Ferrochina Bisleri, Acqua non c'era ombra, è quello. Difatti lui era qua tutti gli estati. Voglio dirvi un particolare, era qui un'estate, le è morto la moglie qui al Bisleri. Il direttore del Grand Hotel ha fatto una villa che si chiama Villa Giuseppina e l'ha dedicata alla moglie del Bisleri. Ecco, questa è un tra parentesi. Ma tra l'altro avete avuto anche molte teste regnanti in questo Grand Hotel. Sì, abbiamo avuto subito dopo, è venuta la regina Margherita, che è stata qua 5 giorni, poi da qui si spostava verso Bergamo, andava... Ecco, se voi vedete nel centro del Grand Hotel, la parte centrale, il posto più alto, c'è una suite dove era alloggiata la regina Margherita. E possiamo dire che era l'inizio del Novecento e da lì iniziò la storia turistica che continua ancora oggi, la vocazione turistica appunto di San Pellegrino Terme. Io ti ringrazio, do appuntamento a tutti i nostri telespettatori giovedì sera a partire dalle ore 20:30, puntata dedicata tutta a San Pellegrino Terme. Vi aspetto. Allora, i Gioielli Sotto Casa alle 20:30 questa sera e poi a seguire alle 21 la Piazza del Lavoro. Conduce come sempre Giovanni Palisto. La puntata sarà dedicata alla formazione continua. A te Giovanni. Eccoci allora con i primi ospiti che ci consentono di tornare sul terremoto, sui terremoti, sulle varie scosse che hanno colpito il centro Italia. Molti si stanno attivando, si sono attivati in queste settimane per raccogliere fondi, per aiutare le popolazioni terremotate. E noi adesso vi vogliamo parlare proprio di un evento che è stato organizzato, anzi, ma di la verità, di 3 eventi, il primo dei quali è proprio a Cremona questo sabato 19 novembre, organizzato dall'Auser. Allora vi presento subito i nostri ospiti, a cominciare dal presidente dell'Auser di Cremona, Guido Bussi, e da Agostino Tonarelli. Grazie e buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Allora, vi faccio vedere subito questa, se riusciamo a inquadrarla, questa locandina, perché ci ricorda che a Palazzo Cittanove alle 21 di questo sabato ci sarà questo concerto, anzi doppio concerto, se vogliamo essere precisi, dei Quinto Tempo e dei Tempo Reale, che proporranno la loro musica, se non ho capito male, soprattutto cover, per raccogliere fondi a favore appunto delle popolazioni terremotate. E allora, Bussi, perché avete pensato a questa iniziativa?
Ma abbiamo pensato all'iniziativa perché come Auser siamo impegnati nel aiutare le comunità e operiamo su tutti i territori, compresa ovviamente Cremona. A maggior ragione ci siamo sentiti in dovere di essere vicini alle popolazioni colpite dal terremoto per dare un nostro contributo e nello specifico un contributo che consenta alle Auser di quelle zone di poter riprendere la loro attività, anche perché tra i danni provocati ci sono anche danni alle sedi delle associazioni come la nostra che si sono trovate in una condizione di difficoltà. Quindi la nostra iniziativa è mirata specificatamente a sostenere le associazioni che operano su quel territorio, augurandoci che in tempi ravvicinati possano riprendere la normale attività e come tutti i cittadini possano riprendere la normale vita. Certo, ecco, io voglio ricordare che appunto il numero delle vittime ormai è arrivato a 299, e, infatti pochi giorni fa è deceduta una 74enne, Franca Marchesi, che era rimasta gravemente ferita nel crollo dell'hotel Roma di Amatrice del 24 agosto scorso. La donna era stata ricoverata in ospedale da oltre 80 giorni e poi appunto è deceduta, ed è di poche ore fa, diciamo, una sorta di stima ufficiale legata ai danni causati dal terremoto. Si parla di 7 miliardi di euro, questa è la stima per il terremoto in centro Italia. Sono compresi anche i costi per la prima parte della gestione dell'emergenza e il dato arriva da fonti italiane a Bruxelles. Infatti la cifra figura sul documento presentato per attivare il Fondo Europeo di Solidarietà. Naturalmente le immagini legate a questi eventi tellurici sono tante. Una fra le tante che vi vogliamo riproporre in questo momento è quella ripresa, sono immagini riprese da un gruppo di cacciatori che erano appostati in campagna, e da queste immagini si capisce ancora una volta la violenza della scossa. Vediamo. Vedete? Dove? Guarda, più mi regala, senti. Guarda. Questa ammazzata la gente, ragazzi. Oh, questa ammazzata la gente. Questa ammazzata la gente. Questa ammazzata la gente. Ecco, queste appunto alcune immagini delle tante che sono state riprese, che hanno, continuiamo intanto a vederle, che hanno appunto descritto, raccontato un po' la violenza di queste scosse. E allora, Tonarelli, torniamo al nostro evento musicale. Intanto possiamo proseguire a mostrare altre immagini legate appunto alle zone terremotate. Che cosa proporrete sabato sera al Cittanova? Beh, sabato sera proponiamo questo evento che ha interessato due gruppi locali, il Tempo Reale e Quinto Tempo, proprio per una raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate. Diciamo che questo evento ha richiesto circa 2 mesi di preparazione, nel senso che quando abbiamo pensato all'evento a Cremona abbiamo pensato anche all'evento a Casalmaggiore e a Crema, quindi con tutte anche alcune difficoltà burocratiche, però siamo riusciti subito ad avere sia i patrocini del comune di Cremona, Crema e Casalmaggiore, della provincia di Cremona, quindi dell'amministrazione provinciale, e non da ultimo ma importantissimo, abbiamo creato 2 media partnership, uno con voi, certo, con Cremona 1 e l'altro col giornale La Provincia, che domani uscirà con un suo articolo. Diciamo che tutto è partito da alcuni componenti del Quinto Tempo, di questa band, e mi hanno subito interpellato per fare gratuitamente una serata. E si sono aggiunti il Tempo Reale, che precedentemente mi avevano già dato disponibilità, per cui siamo arrivati a questa serata dove non sarà solamente musica ma anche interviste a persone che hanno vissuto direttamente il terremoto
come operatori dello Stato, ecco. Faremo vedere dei filmati anche noi, che durante la, diciamo, l'esibizione dei due complessi scorreranno proprio anche, diciamo, in una visione un po' completa, ecco. Sono immagini, tra l'altro, quelle che stiamo vedendo realizzate dai Vigili del Fuoco, che sono estremamente, come dire, emblematiche e illustrano nella loro tragica realtà, insomma, veramente la condizione in cui è finita questa zona così preziosa del centro Italia, una zona che paradossalmente forse molti di noi hanno scoperto proprio in questa occasione, perché non tutti conoscono quanto ricca sia questa zona, ricca di tradizioni, di cultura, una cultura a 360 gradi, voglio dire dall'enogastronomia all'arte, insomma, e questo terremoto paradossalmente ci ha fatto scoprire quanto, almeno in parte, abbiamo perso. Voi siete andati? Allora, noi personalmente no. Io ho vissuto i due precedenti terremoti, non quello dell'Aquila, ma quello dell'Irpinia e quello del Friuli. Quindi mi rivedo molto in questa situazione. Quindi 1976 e 1980. 80, sì. Allora ero nelle AMPAS, nelle pubbliche assistenze. C'erano già le AMPAS? Hai voglia, sì. Nascono nel 1880. Però lì c'erano state polemiche legate al fatto che, insomma, non c'era ancora una protezione civile e quindi mancava il coordinamento e i soccorsi arrivarono tardi. È nata con Zamberletti, esatto, nel 77, subito dopo, o anche durante il terremoto. C'era un coordinamento tra Misericordia, Pubbliche Assistenze, Arci e Caritas e quant'altro. Difatti noi avevamo creato un comitato dove c'era un po' la cabina di regia. Nell'80 invece più strutturati, io allora facevo parte delle AMPAS della Toscana e avevamo un momento tipo l'esercito, no? L'ora X, aprire la busta e partire immediatamente, no? Quindi c'era una procedura molto, molto precisa. Infatti furono i primi, le AMPAS della Toscana, a dirigersi in Irpinia, ecco, quindi c'è stata un'organizzazione ben precisa. E di lì nasce la protezione civile. Certo. Protezione civile che ancora una volta, anche recentemente, insieme ai Vigili del Fuoco e naturalmente a tutti gli altri enti coinvolti, insomma, ha dato dimostrazione di grande efficienza. Allora, abbiamo anche velocemente due filmati che ci raccontano un po' delle band che si esibiranno al Cittanova sabato sera. Lo spettacolo sarà presentato dal collega Simone Bacchetta. E vediamo un po' se la regia ci fa partire questi video musicali. Il Quinto Tempo, che comunque nascono recentemente. Sì, nel 2014. Esatto. Ecco. Dall'incontro di Matteo Cabrini e dai fratelli Umberto e Andrea Negri. Esatto. Poi c'è La Voce, Chiara Bussini. E poi c'è Niccolò Toscani al basso. Sì, insomma, c'era prima, adesso ha lasciato la band per altre... Per altri lidi. Per altri, ma per altre, voglio dire, esperienze. E via via si sono aggiunti altri, diciamo, artisti. Allora, un progetto che nasce dalla passione per la musica. Vogliono reinterpretare in chiave moderna i pezzi storici e più conosciuti della canzone italiana. L'anno vecchio è finito oramai, ma qualcosa ancora più va. Ok, e questi sono i Quinto Tempo, sabato sera alla Cittanova. Adesso uno sguardo veloce anche ai Tempo Reale, gruppo che nasce invece molto prima. È nel 1998, è iniziato dapprima come esperienza nei pub e nelle birrerie, poi si è aggregato intorno a questo gruppo una serie di fans, ma parecchi fans, e adesso sono chiamati... delle volte quando arrivano a Casal Morano
Casal Romano, mi sembra. I nomadi suonano insieme a loro. Perché quindi, appunto, sono, diciamo, una cover band che da sempre appunto propone i nomadi, ma non solo, anche Vasco Rossi, e comunque in generale un repertorio che risale a qualche decennio fa. E proprio grazie a questo repertorio si sono costruiti, insomma. Sì, un'immagine, ecco, un'immagine, e sono molto seguiti nella zona. Loro sono di Vescovato, dei paesi limitrofi, e diciamo che prendono un po' tutta l'area, diciamo, cremonese, ma si vanno molto spesso nel bresciano e anche lì sono molto stimati. Allora, Fabio Ronchini, Gabriele Pedrini, Martino Andrico, Max Pavesi e alla voce Silvano Maianti. Ok, allora, sabato sera a Cittanova per il quinto tempo di Tempo Reale, ma ricordiamo che ci saranno altri due appuntamenti con lo stesso obiettivo, a Crema e a Casalmaggiore. Allora, a Crema avremo come artisti I Giorni Cantati, che è un gruppo vocale, cantano a cappella, non a caso, sono inizialmente legati alla cultura di Piadena e Calvatone, Pessina, e è un gruppo importante per la nostra zona, soprattutto per il Casalasco, perché ripropongono canzoni del lavoro e, diciamo, di tutta anche la sofferenza dei paesan, no? Di una volta. E l'altra persona molto importante che abbiamo coinvolto è Gio Bressanelli, no? Verrà in trio, no? E lui canta Guccini, canta De André e quant'altro, ecco. Quindi abbiamo unito le due. Quindi a Crema il 10 dicembre, ma prima invece sabato 26 novembre a Casalmaggiore A Casalmaggiore invece abbiamo sempre I Giorni Cantati, sì, perché sono della zona, e abbiamo avuto l'onore di ospiteremo Orazio Mori, baritono, che è quasi ottantenne, ma ha un curriculum di tutto rispetto, ecco, nel senso che... Questo è l'impegno dell'Auser. A proposito di Auser, diamo un'occhiata anche a questi dati. Presidente Bussi, allora, vogliamo ricordare Auser, associazione di volontariato e di promozione sociale per favorire l'invecchiamento attivo degli anziani. Vedete un po', a livello nazionale oltre 300.000 soci, oltre 45.000 volontari, 1.500 sedi tra strutture e affiliate. In Lombardia oltre 80.000 soci, più di 9.000 volontari, 451 sedi, quindi siete un po' ovunque. Siamo un po' ovunque, vorremmo esserlo di più, siamo ben presenti anche su Cremona, perché abbiamo 48-49 sedi in altrettanti comuni, con circa 1.000 volontari che quotidianamente fanno servizi per le persone fragili, per le persone sole, come accompagnamento protetto alle strutture sanitarie, consegna pasti, altri servizi, soprattutto persone anziane e disabili. E d'altra parte la nostra società sta invecchiando, l'età media si alza, quindi sta invecchiando, associazioni come la vostra sono sempre più utili. Le persone sole che non ce la fanno da sole, e troppo spesso i servizi, che purtroppo diminuiscono anche, si allontanano sempre più dai singoli comuni, e quindi c'è bisogno, per far accedere ai servizi, di accompagnare le persone. E allora la sede è in via Mantova 35, naturalmente l'appello è sempre quello di, insomma, farsi sotto, perché cercate volontari. Cerchiamo volontari, cerchiamo persone che abbiano qualche ora di tempo per mettersi a disposizione e fare ciò che sono disponibili a fare o ciò di cui c'è bisogno. Nello specifico, in questi giorni stiamo facendo una campagna di ricerca volontari sulla città di Cremona per il progetto di consegna spesa a domicilio. Per le persone che sono impossibilitate a uscire, che hanno difficoltà, recapitiamo la spesa a domicilio. Quindi cerchiamo di volontari che un paio di mezze giornate alla settimana ci diano disponibilità per fare questo servizio. Che mezza giornata alla settimana, via, si può fare, tutto sommato, sì, speriamo. Poche ore. Poche o comunque ore. Anche poche ore possono essere
utili, importanti per dare un servizio a chi ne ha bisogno. Ok, salutiamo sabato 19 al Cittanova a Cremona e poi il 26 novembre a Casal Maggiore, il 10 dicembre a Crema, gli spettacoli organizzati dall'Auser per raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate. Grazie al presidente Auser di Cremona Guido Bussi e grazie ad Agostino Tonarelli. Complimenti. Grazie, grazie a voi. Ci fermiamo per qualche istante. Bentornati a ore 12, adesso vogliamo presentarvi un ciclo di incontri che prenderanno il via domani, si concluderanno l'11 di dicembre, 4 appuntamenti sotto il titolo Dalla parte di Penelope, ciclo di incontri a sostegno della donna contro la violenza di genere. Sono organizzati da GECA, Associazione Genitori Castelvetro, e dal Circolo dei Lettori e si terranno proprio a Castelvetro Piacentino. Allora vi presento subito i nostri ospiti, Elena La Rosa che fa parte proprio del Circolo dei Lettori, Roberta Puddo che oltre a far parte di GECA Genitori Castelvetri sarà anche una delle relatrici del primo incontro, e Alessandro Mazzocchi che è uno dei genitori appunto di GECA. Benvenuti. E allora, primi incontri che prenderanno il via domani proprio sotto questo tema dalla parte di Penelope. Perché Penelope? Penelope rappresenta, a parte che ha diversi significati in realtà per noi, Penelope rappresenta l'archetipo della donna vista dal punto di vista maschile, no? Quindi la sposa perfetta, fedele al marito, lo attende a casa, no? Penelope attendeva Ulisse partito per la guerra. E in realtà non rappresenta solamente l'attesa passiva Penelope, quindi non è solamente vittima di se stessa e degli altri, ma è una donna che riesce a capire, che vuol capire la propria indipendenza e vuole essere indipendente. Tant'è vero che Penelope anche in letteratura rappresenta quella donna che riesce poi a trovare quell'escamotage positivo che le permette di realizzarsi o di tenere un po' le fila, no? Si pensa un po' a questa Penelope che tesse la tela, in realtà lei è stata molto abile a tenere no, a bada anche i proci, no, se si pensa. E Penelope ha anche però un'altra sfaccettatura. Penelope è colei che se rimane ferma, immobile, rimane vittima delle violenze che subisce, non è in grado di uscire da questo circolo vizioso. E poi per il Circo dei Lettori in particolare Penelope fa riferimento ad un libro scritto da Carla Signoris e che metteva in evidenza alcuni aspetti sia in positivo che in negativo del mondo femminile. Quindi insomma esce anche questa passione che voi avete a Castelvetro per la lettura, tanto da fondare un circolo. Esatto, no? Esatto. Per di più Penelope è contenuto anche in uno dei nuovi sportelli antiviolenza, perché a Orzi Nuovi qualche anno fa è nato questo centro antiviolenza che si chiama Alma di Penelope e quindi si è voluto anche un po' mettere in gioco quella che è la rete che sul territorio sta diventando molto forte. Partiamo ovviamente dal nostro di territorio, certo, ma certo. Poi intorno c'è anche altro, ci sono diverse possibilità. Rompere il silenzio si può davvero. E si può soprattutto magari anche partecipando ad uno di questi dei vostri incontri organizzati appunto a Castelvetro Piacentino, sentendo anche il parere di chi può essere esperto, come un assistente sociale ad esempio, no? Si comincia, dicevamo, venerdì, quindi domani alle 21, le tante facce della violenza, aspetti culturali, sociali e psicologici. Sì. Di cosa parlerete in particolare? Ma domani noi dedicheremo la serata ad inquadrare il fenomeno da vari punti di vista. Infatti la serata di domani poi ha il sottotitolo Le tante facce della violenza, aspetti sociali, psicologici. E la serata è stata in parte promossa da me e da una collega psicologa psicoterapeuta, la dottoressa Finetti, che anche lei è parte di GECA, dell'associazione di genitori, quindi è una cittadina del paese, diciamo. E il valore aggiunto voleva essere quello di mettere a disposizione della comunità quelle che sono poi le professionalità individuali, certo. Esatto, le competenze, proprio perché esiste comunque
nella provincia di Piacenza una rete territoriale ricca che si dedica ad affrontare, quindi a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, e pensiamo che promuovere questo tipo di eventi possa sicuramente fornire delle occasioni in più per arricchire la rete, quindi diventa un momento di incontro e anche di conoscenza, per cui scopri sempre dei nodi in più di questa rete che ti possono poi consentire di essere attivo, diciamo, in una comunità partecipata, ecco, questo è un po' il senso. E in più sarà presente una nostra ospite, è una mediatrice linguistica e culturale che da 10 anni si occupa come operatrice si occupa del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, e quindi ci darà un focus specifico su quello che è il tema della violenza declinato, collegato ai nuovi fenomeni migratori, ecco, per cui esistono, oltre alle forme di violenza diciamo più classiche, ecco, che sono appunto la violenza fisica, la violenza psicologica, la violenza sessuale, la violenza economica, anche purtroppo delle nuove forme che sono la tortura sessuale e la tratta di esseri umani costretti alla prostituzione in particolare. Questi saranno un po' i temi della serata. È importante, ci sarà presente l'associazione Telefono Rosa, che si dedica in prima linea nel territorio insieme ai comuni della provincia di Piacenza e del distretto di cui fa parte Castelvetro Piacentino, all'accoglienza e al sostegno e all'orientamento delle donne vittime di violenza. Allora, abbiamo citato l'associazione Genitori Castelvetro, visto che abbiamo un papà in questo caso, un genitore di Castelvetro. Allora mi piacerebbe sapere come mai nella comunità di Castelvetro avete pensato di creare un'associazione di questo tipo e quali sono, appunto, con che spirito si muove. Ma diciamo che l'esigenza di creare un'associazione di genitori è nata più che altro dallo spirito collaborativo di qualche genitore che, forse un po' più curioso degli altri, era bisognoso di avere, cioè, più che delle risposte, anche momenti di riflessione comune su determinate problematiche che riguardano la famiglia, i genitori, i figli. E allora, visto che, cioè, appunto, si è già parlato della rete, da soli è difficile, cioè, anche uscire da certe problematiche o comunque parlarne, noi siamo dell'avviso che, cioè, mettendosi insieme si può, anche se non arrivare a una soluzione, almeno condividere certe tematiche, ed è già un piccolo passo avanti, soprattutto per chi magari può essere coinvolto. Genitori, in quanto, cioè, appunto, siamo tutti genitori e cerchiamo di affrontare problemi che coinvolgono la famiglia. In questo caso particolare diciamo che siamo un po' usciti dalle nostre tematiche abituali, ma perché cioè la nostra associazione è aperta anche alle proposte dei soci e anche della popolazione. Roberta assieme a Silvia sono due nostre socie, ci hanno, appunto, in concomitanza con la giornata mondiale per contro la violenza sulle donne, hanno proposto questa iniziativa e noi come associazione ci siamo messi a disposizione con le nostre possibilità per realizzare questo incontro. Abbiamo organizzato, prenotato la sala, abbiamo preparato i volantini, insomma abbiamo cercato di divulgare questa iniziativa che ci sembrava comunque interessante. Ecco. Allora, raccontiamo anche rapidamente quelli che sono gli altri appuntamenti che seguiranno quello, appunto, di domani alle 21, perché il 25 novembre, sempre venerdì alle 21, e sempre in biblioteca presso la sala comunale Locatelli, ci sarà un incontro invece dedicato al centro ascolto uomini maltrattanti. Sì. E lo pronuncio bene. Esattamente. Abbreviando CAM di Castelleone. È un'associazione nuova, anche se a livello nazionale già è partita nel 2009 a Firenze. Copre il CAM di Castelleone tutta la provincia di Cremona, è rivolto in particolare agli uomini che si rendono conto di essere eccessivamente aggressivi in famiglia o in altre situazioni, ma non è rivolto solamente a loro. In realtà a questa associazione si possono rivolgere persino le donne se notano qualche atteggiamento scorretto all'interno della famiglia, del proprio nucleo familiare o all'interno di qualsiasi tipo di relazione, che poi in realtà potrebbe essere una relazione affettiva quanto magari anche una relazione lavorativa, perché ci sono anche relazioni di questo tipo, ovviamente.
Abbiamo pensato di abbinare a CAM due libri in particolare che affrontassero appunto da una parte il mondo del lavoro. Il protagonista del libro di Paola Cominotti è una donna. Ma avevamo già avuto ospite proprio l'autrice qua nel nostro salotto, ne valeva la pena, ricorderete questo libro, sì. Dove una donna che viene proprio nel mondo del lavoro schiacciata, esatto. Possiamo dire così, messa un po' da parte con anche risvolti appunto psicologici non indifferenti. Esatto, perché poi l'importanza della prevenzione arriva da lì, no? Dalle conseguenze psicologiche, prima ancora forse di quelle fisiche. Quelle fisiche possono essere curate, uso una parola eccessiva, anche velocemente. Certo, passatemi l'espressione, quelle psicologiche restano, possono restare a vita, sono più difficili. E l'altro libro invece era Pioggia di Cristallo. Sì, è scelto perché è stato scritto da un ragazzo giovanissimo, adesso ha 20 anni, l'ha scritto quando ancora frequentava le scuole superiori e l'ha voluto dedicare alla mamma. Questa cosa ci ha colpito tantissimo, è una storia romanzata ma che parte da avvenimenti reali. Di conseguenza abbiamo pensato di dare rilevanza a questo testo e a David, che è un ragazzo veramente in gamba e poi, che ha tante cose da insegnare. Sì. E poi domenica 4 dicembre 16:30, questa volta in comune presso la sala consiliare, un altro appuntamento dedicato con la presentazione di un altro libro, Splendi più che puoi. Sì, di Sara Rattaro, che è stata vincitrice nel 2015 del premio Bancarella, fra l'altro con un altro libro. Anche questo ha vinto comunque un premio letterario, fra l'altro il Rapallo Carige per la donna scrittrice. Quindi abbiamo voluto mettere in evidenza il ruolo e la forza che possono avere le donne. È una storia vera, fra l'altro. Abbinata a Sara, abbiamo pensato di dare alcune indicazioni di carattere più legislativo e istituzionale, tant'è vero che sarà nostra ospite e la ringraziamo tantissimo, Letizia Platè, che è il giudice delle indagini preliminari di Cremona. Di Cremona. Sì, poi sì. Ultimo appuntamento domenica 11 dicembre 16:30 in biblioteca presso sempre la sala Locatelli, si parlerà invece di AIDA, ci sarà, sì, presente l'associazione AIDA, Associazione Incontro Donne Antiviolenza. Anche questa è un'associazione che abbiamo avuto modo di presentare più volte in trasmissione. In questo caso sarà presentato il romanzo Una storia quasi perfetta. Sì, di Maria Pia Veladiano, che è impegnatissima non solo sul piano educativo ma anche relazionale. E il suo libro conclude questo ciclo con AIDA perché tocca un altro tema, un altro aspetto, che è quello proprio delle relazioni affettive. E quindi abbiamo pensato di concludere in maniera teoricamente un pochino più leggera un argomento che in realtà è difficile anche da raccontare proprio. Il romanzo di Maria Pia è inventato ma racchiude delle sfaccettature molto significative a livello di relazioni anche distorte proprio, e quindi attraverso la lettura di questo libro si riescono a comprendere alcune dinamiche familiari e non che andrebbero modificate. Ecco perché abbinarlo poi ad AIDA, che si occupa un po' di tutti gli aspetti legati alla violenza. Allora grazie di essere venuti a presentare le vostre iniziative. Ricordo dalla parte di Penelope, ciclo di incontri a sostegno della donna contro la violenza di genere, che prenderanno il via proprio domani sera alle 21 a Castelvetro Piacentino. Grazie a Elena La Rosa, Roberta Puddu e Alessandro Mazzocchi. Grazie. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco. Bentornati a ore 12, vi presento il prossimo ospite, è tornato a trovarci Mario Marubi, che è il conservatore della Pinacoteca di Cremona. L'occasione ormai si sa, perché ne abbiamo parlato noi tanto nei nostri telegiornali, è stato anche su tutti i giornali, il fatto che l'armadio, il famoso, conosciutissimo armadio del Platina, ha finalmente una nuova collocazione all'interno del Museo della Pinacoteca di Cremona, una collocazione tutta particolare perché è nata proprio per cercare di conservare al meglio questa opera d'arte. Esatto, è stata creata una sala appositamente climatizzata perché i danni prodotti negli ultimi anni erano dovuti proprio a questa mancanza di microclima corretto.
e finalmente abbiamo una sala che ora può ospitare degnamente l'armadio e tutte le altre opere in linea che sono così state messe in sicurezza. Ecco, qual è l'importanza storica e artistica dell'armadio del Platina? L'armadio del Platina è un oggetto di straordinaria importanza perché è creato alla fine degli anni 70 del 400 da un grandissimo artista della Tarsia, che è appunto Giovanni Maria Platina, un maestro di originario di Mantova, nonostante il nome in effetti pare che lui sia proprio nato a Mantova e morto a Mantova, però in quegli anni è uno dei riferimenti più importanti di quest'arte e oltretutto l'armadio della cattedrale di Cremona ha dimensioni tali per cui viene considerato uno dei massimi monumenti dell'arte dell'intarsio del Rinascimento italiano. Ecco, lo vediamo nelle nostre immagini, è veramente magnifico, oltretutto è stato fatto appunto, dicevamo, un lavoro di restauro che risale ad alcuni anni fa, ma adesso è proprio importantissimo il fatto che ci sia stata la possibilità di realizzare una sala ad hoc, tant'è che quella che prima veniva chiamata Sala Cremona oggi porta proprio il nome di questo armadio, no? Si chiama Sala del Platina. Si chiama Sala del Platina e peraltro è la stessa sala dove nel 1956 Alfredo Pueraria aveva rimontato e ricomposto l'armadio. Io ricordo nei miei anni, quando ero studente cremonese, che visitavo proprio il museo e l'armadio era esattamente in questo posto. Scherzosamente ieri dicevo che il legno si muove e sono appunto i movimenti che hanno prodotto i danni noti, a volte si muove talmente tanto che l'armadio è tornato dove stava all'inizio. Quindi mi sembra anche giusto questo. E i danni sono danni comunque consistenti, perché dicevamo il legno comunque ha un suo bisogna proteggerlo in tutti i modi. Allora, però tutte le opere e linee sono soggette ai danni creati dai cambiamenti microclimatici esterni. Dobbiamo renderci conto che queste condizioni che cambiano si riverberano immediatamente sulle opere, tanto più sono repentini e più in maniera evidente il legno si muove, quindi è necessario metterle in sicurezza o in ambienti che hanno strutture talmente resistenti da non soffrire queste variazioni, oppure ambienti che devono essere necessariamente climatizzati. Il Museo di Cremona non aveva sale climatizzate e questa situazione permette ora di conservare al meglio una gran parte del patrimonio pittorico su tavola a partire dal 200 e fino all'800, perché accanto all'armadio c'è anche una splendida Tarsia di Maffezzoli, che è un allievo cremonese del Maggiolini, anche questa bisognosa di rimanere in un clima tranquillo. Ecco, sicuramente questa è anche però l'occasione per dare una maggiore visibilità alla Pinacoteca di Cremona. Probabilmente anche attraverso tutto quello che raccontiamo di questo bellissimo armadio, magari anche le scuole, anche gli insegnanti di storia dell'arte, per esempio, avranno modo di portare gli studenti a visitare la Pinacoteca. Certo, consideriamo che vengono riproposti oggi alla possibilità di essere ammirati pezzi che da una decina d'anni non erano più visibili. Penso soltanto al San Girolamo di Boccaccio Boccaccino, a un reliquiario tedesco della metà del XIII secolo, a una grande pala di Altobello, un frammento di una pala di Gianfrancesco Bembo. Sono veramente tanti pezzi che negli ultimi anni sono purtroppo stati sottratti alla visibilità per questi motivi conservativi. E allora, tra le altre cose, ci sarà anche l'occasione però per tutti di partecipare ad alcune delle visite organizzate dal CRART, visite che sono state fissate nei giorni del 24 novembre, 15 dicembre, 12 gennaio, 26 gennaio, dove è possibile ammirare, tra le altre cose, anche proprio l'armadio del Platina. Certo. Quindi questo anche sicuramente favorirà un maggior interesse nei confronti della Pinacoteca, anche è quello che speriamo. Tutti. Quanti sono i visitatori che ogni anno passano da voi all'incirca? Beh, insomma, qualche migliaia di persone, perché la Pinacoteca di Cremona, non dobbiamo dimenticare che è uno del panorama, diciamo, lombardo, è una delle pinacoteche che hanno un patrimonio abbastanza prezioso. La cosa che fa di questa pinacoteca un contenuto importante è che non si tratta soltanto delle opere cremonesi del periodo, ma abbiamo anche presenze
di pittori stranieri e tanto lavoro c'è ancora da fare, perché ci sono ancora pezzi che non sono esposti. Sì, perché ci sono, come in tutta Italia, ci sono sempre tanti pezzi. Noi abbiamo esposto un patrimonio piccolissimo rispetto a quello che potrebbero essere le potenzialità della Pinacoteca. E come si fa per aumentare le potenzialità? Col tempo. Col tempo e naturalmente con tanto lavoro da parte del conservatore della Pinacoteca di Cremona. Grazie Mario Marubbi, grazie di essere stato nostro ospite. Buongiorno. Giovanni, a te. Eccoci, siamo già qui pronti con un libro che vi vogliamo presentare, estremamente prestigioso, è stato presentato pochi giorni fa e ci consente di conoscere meglio, in maniera più approfondita, la Cattedrale di Crema. Eccolo qua, la Cattedrale di Crema, con un libro che è stato curato e scritto da Don Giorgio Zucchelli, Luca Guerini e Matteo Facchi, che sono oggi ospiti nei nostri studi. Un libro che Don Giorgio parte dai recenti lavori di restauro. È così? Sì. Cioè, dopo questi imponenti lavori di restauro, giustamente avete detto, dopo tanti anni vediamo di raccontare le bellezze di questa, esatto, di questo edificio sacro in un libro. Certo, anche perché il primo l'ultimo libro, diciamo a livello generale, sulla cattedrale era stato scritto 55 anni fa, guarda caso, dopo altri il restauro, diciamo famoso, storico, nel quale si è riportata la cattedrale all'architettura cistercense, no? Quindi erano stati tolti le sovrastrutture sette-ottocentesche, ecco. Quindi abbiamo voluto concludere, diciamo, questi restauri con quest'opera che ci sembrava assolutamente necessaria. Ecco, che cosa quindi è possibile vedere qui? La storia della cattedrale? È un libro, diciamo, di tipo generale, sì. Quindi abbiamo la storia della cattedrale, poi abbiamo una sorta di visita virtuale, condotta appunto da Matteo, dove vengono descritti con le ultime, diciamo, le ultime indagini critiche tutte le opere contenute nella cattedrale stessa. E poi abbiamo una parte che riguarda Mario Toffetti e una parte segue una parte che riguarda i restauri. E l'ultima parte è una lezione mistica, una visione di interpretazione spirituale, no, dell'architettura e delle immagini contenute nella chiesa. Ecco, tra l'altro, a proposito di Toffetti, credo, quelle che stiamo vedendo adesso, esatto, sono alcune delle sculture che l'artista ha realizzato qualche Mario anno fa. Mario Toffetti ha iniziato la sua carriera, scoperto e lanciato da Monsignor Carlo Manziana nel 1979, scolpendo questo altare nella cattedrale di Crema, 1979. E da lì ha iniziato la sua carriera artistica. Tutta la sua carriera artistica è arrivata fino, diciamo, i punti, diciamo, i picchi, le vette di questa carriera sono stati il battistero della Cappella Sistina e la quinta porta di Santa Maria Maggiore a Roma. Sono un grandissimo artista, scomparso purtroppo, esatto, nel 2013. Il Vescovo Cantoni lo ha ingaggiato di nuovo per concludere questo presbiterio della cattedrale, che doveva appunto essere ancora completato dei tempi di Manziana. Lo ha concluso e purtroppo è morto proprio appena prima dell'inaugurazione. Ecco, e anche questo naturalmente viene indicato, viene narrato all'interno di questo libro. Oh, ma veniamo ai restauri. I restauri che di fatto ufficialmente si sono conclusi nel 2014, anche se poi in realtà le ultimissime, come dire, propaggini sono terminate un mese fa. È così? Esatto. Luca Guerini. Esatto. Il restauro della cattedrale è stata una grande avventura, cominciata nel 2010 e è terminata ufficialmente nel 2014, ma come ricordava poi i restauratori... È stato un imprevisto, diciamo. Un imprevisto con della caduta di calcinacci dal campanile, quindi il conseguente intervento, ma anche la sistemazione poi della cripta sotto la cattedrale, magari in futuro per aprirla al pubblico. Ecco, diciamo che i calcinacci sono caduti appunto dal campanile, che non era stato oggetto di restauri, perché altrimenti uno potrebbe anche dire, ma com'è, certo, com'è sto fatto? Esattamente. Cioè non era stato oggetto di restauri e quindi a quel punto avete deciso, interveniamo anche sul campanile, su una campana in particolare. Sul famoso campanone, chiamato così, e sì, che ha girato un po' per l'Europa, è andato in Austria, poi è tornato in una ditta bergamasca,
fino alla ricollocazione sul campanile. È appunto nel settembre scorso e poi il tutto è stato liberato proprio un mese fa dalle impalcature. Quindi finalmente adesso vedete anche da queste splendide foto la cattedrale di Crema veramente appare in tutta la sua bellezza e quindi è anche l'occasione per sollecitarne la visita, insomma. Certo. Ecco, dicevamo, in precedenza c'era stato un altro imponente restauro che terminò alla fine degli anni 50, tanto che poi la cattedrale venne di nuovo, come dire, non so se si può dire inaugurata addirittura, sì, da quello che era all'epoca il cardinale di Milano, Montini, che era Montini, che poi divenne Papa Paolo VI, insomma. Quindi, e dopo quegli imponenti restauri, appunto, adesso ne sono stati eseguiti altri. In particolare, per scendere un po' più nel tecnico, che tipo di restauri sono stati portati avanti? Sì, è stato un restauro conservativo generale, circa una decina di lavorazioni, si va dalle vetrate artistiche ai paramenti murari cotti. Qui stiamo vedendo il portale principale della cattedrale, gli affreschi che sono sparsi un po' in tutta la chiesa, le sacrestie, le coperture, quindi anche molte opere edili. C'è stato poi il rifacimento del presbiterio con tuffetti che ricordavate prima e ricordiamo anche lo spostamento dell'Assunta, la tela del Civerchio che è tornata a splendere in mezzo al presbiterio. La cattedrale è dedicata all'Assunta e quindi ha ritrovato la sua collocazione originaria. Ecco. Ricordiamo anche il pavimento in cacciopesto, un pavimento raro, di rara bellezza, per cui sono arrivate delle ditte da Ravenna, i massimi esperti nel mondo, possiamo dire, per recuperarlo al meglio. Quindi, visto che lei si è occupato e conosce da vicino quanto è stato fatto, si può dire che adesso, da questo punto di vista, la cattedrale è veramente completa, è stata sistemata nel miglior modo possibile. Assolutamente sì. Soddisfatto, quindi. Molto soddisfatto, non solo io, ma anche i direttori, i lavori, le sovrintendenze. E ci sono certo le opere mobili che in parte sono state restaurate, mi riferisco per esempio ai banchi, ai confessionali, il coro ligneo, e certamente poi proseguono anche i restauri, non so, delle diverse tele, delle opere, certo, d'arte che la cattedrale conserva. Insomma, conserva. Si può dire che alla fine poi con opere di questo tipo non si finisce mai, perché insomma ce n'è sempre. Però insomma, grande soddisfazione, Don Giorgio, ma chi bisogna ringraziare per un risultato così importante? Noi ringraziamo il Vescovo, evidentemente, che l'ha voluto. Il Vescovo che, tra l'altro, come sapete, non ci, certo, ha salutato domenica scorsa e farà il suo ingresso a Como il 27, ha voluto questo restauro e diciamo che l'ha accompagnato in tutti gli 11 anni in cui è rimasto qui, perché sono partiti, diciamo, discuterne, fare la commissione, eccetera, eccetera, nel 2006. Lui è venuto a Crema nel 2005 e nel luglio del 2006 io sul Torrazzo, sul giornale, scrivevo, intervistavo il presidente della commissione, della commissione dei restauri, quindi siamo partiti lì, dal 2006 al 2016, quindi 10 anni di lavoro. Quindi Monsignor Cantoni, insomma, ha voluto fortemente questi, certo, questi restauri. Ecco, io non l'ho trovato scritto da nessuna parte, sì, ma chi ha pagato? Ma bisogna ringraziare la Fondazione Cariplo, innanzitutto. Okay. Sì, sì, il maggiore sponsor è stata la Fondazione Cariplo. Poi ci sono state delle banche, tra cui la banca Popolare di Crema, altre banche che hanno contribuito alla. E poi ci sono stati i contributi di varie aziende, associazioni, anche di singoli fedeli e via dicendo. Eh beh, certo, anche questo è fonte di grande soddisfazione. Oh, e adesso con questa splendida cattedrale, Matteo Facchi, bisogna incrementare, bisogna puntare anche sulle visite turistiche. Certo, adesso la cattedrale è al suo meglio, è perfettamente leggibile, anche grazie alla nuova illuminazione che è stata messa in opera al termine dei lavori. E quindi le opere d'arte che contiene si possono finalmente ammirare. In particolare i restauri hanno permesso di recuperare la leggibilità delle pitture murari che sono state pulite e soprattutto dei portali, delle sculture che si trovano sopra i portali, sculture che si possono datare ai primi anni del 300 e che hanno miracolosamente recuperato la cromia originale. Trovare delle sculture che conservino ancora la cromia originale è veramente una cosa molto rara e è uno degli aspetti sicuramente più importanti che sono emersi da questi restauri.
La cattedrale ha una storia molto lunga. E infatti è anche quello che volevamo, esatto. Perché insomma è una, molto antica, no? si parla addirittura dell'anno 1000. Esatto, probabilmente la prima chiesa, la costruzione della prima chiesa risale all'anno 1000. Poi questa è stata in parte demolita e danneggiata durante l'assedio e la conquista della città di Federico Barbarossa nel 1160. E successivamente è stata ricostruita a partire dalla fine del 200 e terminata sostanzialmente nei primi anni del 300, anche se poi i lavori della facciata sono continuati per tutto il XIV secolo. La cosa più affascinante dal mio punto di vista della nostra cattedrale è che fino all'Ottocento rispecchia in maniera speculare la storia della città di Crema, cioè i cremaschi, che non erano ancora città, perché ricordiamo che nel Medioevo perché un centro potesse essere definito città doveva anche essere sede vescovile, cosa che Crema otterrà solo nel 1580, però i cremaschi già nell'anno 1000, quando la città stava nascendo, si stava formando, hanno costruito una chiesa maggiore che per dimensioni poteva essere una cattedrale. Infatti quando viene ricostruita tra la fine del 200 e l'inizio del 300 le dimensioni dell'edificio sostanzialmente non cambiano, e questo era proprio un segno di una comunità che aveva già una sua propria coscienza e la voleva affermare tramite questo edificio religioso. Un'altra cosa interessante è che l'edificio apparteneva alla Magnifica Comunità, quindi all'amministrazione civile della città, e quindi il clero e poi il vescovo, quando arriverà, erano ospiti di questo edificio, la cui manutenzione, le cui decisioni su cosa costruire, cosa cambiare, cosa modificare, dovevano sempre passare dalla Magnifica Comunità, quindi dal governo civile. Insomma, veramente la storia sarebbe lunghissima, ci sono state anche visite illustri, tra le tante vogliamo ricordare la visita nel 1992 di Giovanni Paolo II, quindi insomma è assolutamente da non mancare, e anche perché poi tutto quello che sta attorno è anche estremamente piacevole. Io ho avuto modo di trascorrere così qualche settimana per motivi di lavoro quest'estate proprio a Crema, devo dire che non conoscevo in maniera così approfondita ed è senz'altro apprezzabilissima. Voglio ricordare che questo libro tra l'altro avrà anche una diffusione nazionale, perché ha un'edizione molto importante. Eh sì, è stata la libreria editrice Vaticana, che io devo ringraziare il presidente, che è Monsignor Giuseppe Scotti, e il direttore è Monsignor Giuseppe Costa, che hanno accolto la mia proposta di editare questo libro, l'hanno visto, l'hanno apprezzato, in bozze ovviamente. Libro e poi hanno accettato di editarlo. Libreria editrice Vaticana, tra l'altro contiene anche una sorta di come dire, itinerario mistico, spirituale. Sì, sì, cioè abbiamo voluto questo curarlo io, cioè siccome è una cattedrale di stile cistercense, quindi si rifà alle indicazioni di San Bernardo, ecco, ho voluto leggere nell'architettura ciò che noi purtroppo non siamo più capaci a leggere, perché abbiamo gli occhi annebbiati, tra virgolette, non conosciamo più questa cultura, perché tutta l'architettura parla in modo particolare. Dico soltanto un esempio, no? Di solito in tutte le cattedrali di questa tradizione, le colonne, i pilastri che indicano il cammino dalla porta che è Cristo verso l'altare, hanno un numero cronologico, perché indica il passare del tempo. Ecco, la nostra cattedrale ne ha quattro e indica le quattro stagioni, d'accordo? Altre cattedrali ne hanno sette, che indica i sette giorni della settimana. Quella di Milano è una 52, che indica le 52 settimane dell'anno. Ecco, questo quindi vuol dire che chi entra in chiesa cammina, è come il cammino della vita, il pellegrinaggio della vita, verso l'altare, verso la salvezza. Allora, queste e tante altre letture in questo splendido libro, La Cattedrale di Crema, presentato l'altro giorno, sabato, c'era appunto l'ultima uscita ufficiale del vescovo Monsignor Oscar Cantoni, adesso nuovo vescovo di Como. Rimanete in attesa del vescovo? Siamo in attesa. Ha qualche notizia? Lei ci vuole dare un'anteprima? No, nessuna notizia. No, perché poi girava anche voce, che è stata peraltro ampiamente smentita, del fatto che questa diocesi dovesse poi in qualche modo rientrare nella diocesi di Cremona. No, questo è stato smentito dal vescovo categoricamente. Ecco, e Don Giorgio Zuccherini ci tiene anche a precisarlo. Io prima di
salutarvi, voglio solo ricordarvi che questo weekend che sta per arrivare ci sarà nell'oratorio della cattedrale un'iniziativa particolare, si chiama Il Mercatino delle Nebbie, perché è presente in questi giorni padre Ibrahim, parroco di Aleppo e a Crema, su invito del parroco Don Emilio Lingiardi, e quindi ci sarà la possibilità di sostenere anche le abitanti della zona di Aleppo che ovviamente sono colpiti dalla guerra in corso da troppo tempo. Bene, io ringrazio a questo punto i nostri ospiti, Don Giorgio Zucchelli, Luca Guerini e Matteo Facchi, autori di questo volume. Grazie, grazie, complimenti. Grazie a voi. Grazie. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco l'ultimo ospite di oggi. Bentornati a Ore 12, vi presentiamo l'ultima opera, l'ultimo libro di un autore cremasco, lui si chiama Lauro Zanchi ed è venuto a trovarci per presentare il libro L'Ultimo Pensiero, benvenuto. Grazie, buongiorno. E allora, L'Ultimo Pensiero, una storia molto particolare, ispirata da una storia vera, ma lascia a lei proprio il compito di raccontare di che cosa si tratta e la trama di questo libro. Il libro è la storia vera di Luciano Basso. Luciano Basso è un alpino di stanza a Belluno la sera del 9 di ottobre del 1963, è la sera del disastro del Vajont. Viene sballottato direttamente nel fronte della tragedia e trova un bambino ancora in vita. E il bambino viene strappato poi da Luciano solo dopo essere stato sedato, e Luciano non rivedrà più quel bambino, ma passerà la vita a cercarlo. Quindi la vicenda si snoda in un contesto conosciuto, che è quello della tragedia di Longarone, e prosegue poi appunto nella vita di Luciano desiderio maniacale di ritrovare questo bimbo tra varie vicende che nascono comunque dalla sua fantasia, nel senso, esatto, che la storia, diciamo, lo spunto è un fatto effettivamente avvenuto che era stato ripreso anche dai giornali, dalle televisioni un po' di tempo fa, però poi tutto il resto viene articolato proprio dalla sua fantasia, dal suo modo di raccontare questa storia. Sì, certo, è un po' anche il lavoro, tra virgolette, del romanziere è quello di raccontare una vicenda partendo da uno spunto in questo caso di cronaca vera, che poi io mi sono fatto raccontare dalla figlia di Luciano, Deborah Basso, che ha ricevuto testamento morale dal padre di proseguire in questa ricerca. Perché l'ha colpita così tanto questa vicenda, tanto da scriverne poi un libro? Per più motivi, innanzitutto perché comunque la tragedia del Vajont è una tragedia che deve essere comunque conosciuta e mai dimenticata. Ripercorre in maniera drammatica altri aspetti estremamente tristi della nostra storia, alcuni anche recenti. E poi perché mi sembrava così molto bello riprendere l'atto eroico di Luciano, che rischia anche la vita per recuperare questo bambino in un certo punto della vicenda. E non dimenticherà mai questo fatto, questo episodio, e lo connoterà per tutta la sua esistenza, insomma. Ecco, un libro che è uscito recentemente e che ha già avuto diversi riconoscimenti. Sì. Voglio citarne alcuno, sì. Qualcuno. Ha vinto un premio letterario Vallavanti Rondoni, e si è classificato due volte al secondo posto in altrettanti rassegne internazionali, per cui sono contento, insomma, di come è stato dell'esordio, anche in termini di feedback. Devo dire che sono estremamente soddisfatto. Quindi soddisfatto di quello che non è la sua prima fatica letteraria, perché è il quarto lavoro. Sì, io nasco tra virgolette come poeta, mi definisco ancora oggi uno scrittore per caso, ovviamente. Non ho una formazione, sono un informatico, quindi non ho una formazione umanistica, quindi ho iniziato a scrivere così perché, come tutti, no, del resto, hanno qualcosa da dire. Ho iniziato con la poesia e poi ho scritto una sorta di esperimento che è un racconto e poesie, e poi due romanzi, e questo appunto è l'ultimo lavoro uscito alla fine di settembre di quest'anno. Ecco, tra le altre cose, nella sua biografia, da sempre appassionato e praticante di sport.
Come entra lo sport nei suoi lavori letterari? Ma più che nel lavoro è entrato in questo connotato che io mi sono dato, quindi di partecipare a dei concorsi letterari un po' con il retaggio dello sportivo, quindi della competizione che ritorna comunque nella, anche in questo ambiente che non è propriamente un ambiente di sportivi, ecco, per cui anche il concorso diventa una sfida, diventa una competizione, insomma va un po' a riprendere quelle che sono state le mie caratteristiche. Quindi da una parte, da informatico, da una parte la passione, appunto la vita dello scrittore, dall'altra parte lo sportivo, che si conciliano in qualche modo tutti insieme. Esatto, viene fuori un quadro un po' eclettico, però insomma questo però è... evidentemente funziona. Ma no? spero, per adesso sta funzionando. C'è qualcosa di lei nel protagonista del libro? Ma io mi sono immedesimato in Luciano Basso, nel senso che ho provato a pensare cosa potesse essere quella sera per Luciano. Siamo nel 1963, quindi molto distanti dal modo di comunicare di oggi, dal modo di capire come muoversi. Soprattutto mi consenta, per chi ha comunque una vocazione informatica, sì, ma è un mondo molto lontano. Esatto, anche come muoversi, cioè pensiamo ai soccorsi oggi. Nelle grandi tragedie comunque ci sono dei riferimenti, non lo so, mi viene in mente Google Maps, i droni, lì non c'era niente, probabilmente non c'era nemmeno il coordinamento, non c'era nemmeno la possibilità di comunicare, esatto, in maniera fluida. E quindi ho pensato a cosa potesse vivere, cosa avesse potuto vivere Luciano in quel momento, in quei giorni. E certamente sì, mi sono immedesimato nella sua figura, cercando anche di ricostruire quelle che chiamo delle scenografie, quindi un contesto ambientale e anche un contesto emotivo dell'autore, che ad un certo punto ha 19 anni, il 19enne del 63 non è ovviamente il 19enne di oggi, gli studenti che io vedo a scuola, per cui ecco, quello è il, diciamo, mi sono calato in quella figura proprio perché immedesimandomi ho potuto scrivere, ho potuto raccontare questa storia. Chissà quanti eroi di questo tipo ci sono, però, quando ci sono i momenti delle tragedie, questi angeli che arrivano nel fango, come nel caso della Vajont, piuttosto che in altre alluvioni, o quando ci sono i crolli del terremoto, perché purtroppo sono storie che possono essere quanto più attuali, insomma, in questo momento, per quello che sentiamo nei fatti di cronaca. Sì, Luciano diventa il paradigma, no? Di tutti gli eroi, quindi quello che rappresenta tutti gli eroi che conosciamo, abbiamo conosciuto, che magari gli ho scritto rimangono silenti, cioè nessuno sa di loro, per esempio nel caso del terremoto io ho in mente l'immagine del pompiere devastato, seduto sulle macerie con la testa tra le gambe, quello è un eroe e quindi Luciano Basso racconta e incarna la figura di tanti altri eroi che per tragedie o per altre situazioni non hanno mai avuto la possibilità di essere conosciuti. Ecco, certe storie secondo me vanno prese e poi raccontate perché possono poi essere conservate nel tempo attraverso il medium della scrittura. Ecco, un altro degli aspetti singolari è che Luciano Basso è un alpino e anche questo rappresenta una figura importante per la storia nostra, italiana, di tanti avvenimenti importanti. E quanto entra il suo essere alpino nel libro? Beh, gli alpini sono quel corpo, specialità dell'esercito che più di altri è stata sempre preposta ai soccorsi, hanno questa vocazione. E poi anche la nostra idea di persone che si adoperano, l'alpino è perfettamente congruo a questa filosofia. E quindi gli alpini sono un popolo glorioso che io ho sempre ammirato, io ho fatto un percorso militare diverso, ma li ho sempre ammirati per questa solidarietà di gruppo che esprimono sempre, insomma, frequentemente. Ecco, noi non svegliamo il finale, però si capisce che non incontrerà mai questo bambino perché è scritto, o comunque non nell'immediato, non voglio far svelare niente se c'è qualcosa, però questa ricerca effettivamente è fatta anche in questo caso con mezzi diversi, fino a quando, fino a che periodo storico arriva questa ricerca? Ma la ricerca è tutt'oggi in corso, nel senso che la figlia prosegue questa eredità morale che il padre gli assegna.
Sono state ricerche difficili, molto spesso contrastanti, nel senso che a volte si è pensato che quel bambino, che io cito nel libro, potesse anche essere una bambina, perché la sera, il caos, il fango, certo, il bambino ferito, eccetera, eccetera, e ovviamente la scarsa reperibilità di una memoria storica, perché su carta non è informatica, eccetera, hanno fatto aprire ipotesi differenti. In realtà il bambino non, o la bambina non è ancora stata ritrovata. Ritrovata anche perché probabilmente non avrà magari memoria di quella sera. Assolutamente. Quindi assolutamente. È difficile riconoscersi in una storia di questo tipo, a meno che non ci sia qualche testimone che possa raccontarla. Sicuramente molto, molto appassionante comunque il racconto di questo l'ultimo pensiero, l'autore qua con noi, Lauro Zanchi. Grazie di essere venuto ospite del nostro salotto, Giovanni. Grazie. Eccoci, grazie allora anche all'ultimo ospite di oggi. La nostra diretta termina qui, ma riprenderà subito tra pochi minuti alle 13.30 con i colleghi del telegiornale per la prima edizione. Noi ci rivediamo sempre in diretta dagli studi di Cremona 1 domani a mezzogiorno. Grazie per essere stati con noi. Ciao a tutti.